Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Mosca a vita, ho deciso di farvi vedere un full day of eating. Sono le 10 del mattino, non ho ancora mangiato niente perché anche quando sono in fase di massa, ad esempio adesso sto spingendo sull'acceleratore, sto diventando un pochino più cicciotto perché pensavo di fare un lean bulk fino a più o meno magari inizi di giugno e poi giugno fare 2-3 settimane di definizione. Quindi adesso voglio ancora spingere un attimino sull'acceleratore, ma comunque se mi sveglio con la fame o senza fame, da quello dipende se faccio il digiuno intermittente oppure no. Stamattina ho deciso di fare il digiuno intermittente anche perché devo lavorare e quando lavoro sono molto più sveglio quando faccio il digiuno intermittente. Per qualche motivo mi bevo la caffeina e sono molto sveglio e riesco ad essere molto molto produttivo. Comunque, i miei capelli oggi, mamma mia. Detto questo, cosa sto facendo? Digiuno intermittente, mi sto bevendo 1 litro qua e mezzo di acqua e mi sono fatto un tè verde. Quindi questo sarà tutto ciò che consumo per le prossime magari 1 o 2 orette, poi ce ne andiamo in palestra, potrei fare un pasto pre-workout, vediamo un attimino, non lo so. Sono le 11:30, sono passate 2 ore, ho fatto 2 ore di lavoro, mi faccio il mio primo pasto pre-workout, mi faccio, è il ritorno della Monster White, ragazzi, ve la ricordate? Chi mi seguiva nell'estate, quando era? Estate 2017 a Barcellona, ragazzi, vi ricordate White Monster? Ecco, anche qua. E una banana per un po' di carboidrati, quindi provo sempre un po' di caffeina e un po' di carboidrati. Dopo sarà un push workout dove provo a fare un PR per bench press, quindi voglio essere veramente carico al massimo. Quindi per aumentare la performance è raccomandato caffeina pre-workout 2, 3, 400 mg, è tanto, ma aiuta con la performance. Dovete solo stare attenti che poi non consumate troppa caffeina nel resto della giornata. E 20-30 grammi di proteine e 20-30 grammi di carboidrati. Allora, io ho visto che per me, personalmente, consumando le proteine pre-workout non ne ho tanto bisogno, anzi, mi appesantiscono un pochino. Quindi decido sempre di fare più per una mela, una banana, un frutto che mi dà quell'energia necessaria per spaccare i pesi. Pasto pre-workout, calorie sullo schermo, chiudiamo palestra. Ok, bentornati in un altro voiceover. Ci sono tre cose chiave di cui voglio parlare. La prima è perché mi alleno sia per la forza che per l'ipertrofia. Se vedete, in questo momento sto provando un nuovo PR su panca piana. Stavo provando a fare 4 o 5 ripetizioni con 100 kg, che per me non l'ho mai fatto e sarebbe veramente un PR. Come vedete qua, vanno su 4 ripetizioni belle lisce e alla quinta purtroppo quasi ci riesco, ma c'è un punto di stallo. Per quale motivo mi alleno con queste ripetizioni basse? Perché è più facile aumentare la forza. Come voi sapete, il sovraccarico progressivo è la chiave fondamentale per crescere per l'ipertrofia. Quindi, dato che è più facile prendere forza con le ripetizioni più basse, è per questo che mi alleno in questo rep range. Questo è il secondo set. Qua ho fatto 4 ripetizioni da solo. Quindi oggi conto 5 ripetizioni e poi 4 ripetizioni da solo. Questo mi porta all'importanza del setup. Se voi avete visto, ci ho messo quanto? Almeno 10 secondi per veramente impugnare bene il bilanciere e creare un arco con la schiena. Quindi quello è importantissimo. Se voi state facendo panca piana, dovete avere il setup giusto. Terza cosa, l'importanza del non avere uno spotter, se non solamente quando fate un PR nuovo, quindi quando alzate un carico che non avete mai alzato prima, allora usate una spotter. Se no, io personalmente consiglio di non usarlo mai e di fare sempre le cose da soli, perché è così che capirete veramente se state progredendo di carico oppure no. Appena terminato l'allenamento è andato veramente una bomba, ragazzi. Ho fatto un nuovo personal record 100 kg, prima per 5 e poi per 4 sulla panca piana. E anche se Leo, avete visto, è un powerlifter, alzo più di lui perché come mi alleno io, mi alleno sia per la forza che per l'ipertrofia. E penso che questo mi faccia arrivare sia ad essere un fisico forte, potente e anche ovviamente estetico. Adesso uscito dalla palestra, prima di mangiarmi qualcosa, scatto un po' di foto per Instagram, vi faccio vedere e poi andiamo a mangiare. Ok, siamo rientrati a casa, passo rapidissimo perché devo andare su all'università, non ho tanto tempo. Per molti studenti mi chiedete che cosa devo fare se non riesco a mangiare dopo l'allenamento, e non importa, la finestra anabolica dura molto più di quei 30 minuti, non devi farti un protein shake subito dopo. La cosa importante che consiglio è consumate 30 grammi di carboidrati e 30 grammi di proteine minimo almeno 3 ore, cioè non consumateli dopo 3 ore l'allenamento. Dovete provare a consumare qualcosa prima che passano 3 ore dalla fine dell'allenamento. Quindi faccio uno snack velocissimo, vi faccio vedere. Ho il mio protein cookie
di MyProtein, questi sono 40 grammi, Rocky Road Flavor, buonissimo, consiglio sia questo che il gusto Cookies and Cream, molto buono. Poi qua invece ho 75 grammi di questi cereali Fuel High Protein Multigrain Flakes, 20 grammi per 100 grammi, quindi 20 grammi di proteine per 100 grammi, sono buonissimi, con 350 ml di latte scremato. Poi mi farò anche una mela, una banana e ovviamente non mi dimentico i miei 5 grammi di creatina. Quindi questo è un piccolo passo post-workout, adesso vado su all'università, devo lavorare un bel po'. Magari alcuni di voi dicono, ma dovresti consumare un pasto vero e proprio. Sì, dovete capire che a volte non ho tempo, quindi per ottimizzare il tutto faccio uno snack adesso, magari mi mangio un panino all'università, se lo faccio lo faccio vedere. E poi io provo, quando torno a casa la sera, a vedere quanti macronutrienti mi rimangono e a fare su una cena e magari un dessert con lo yogurt eccetera eccetera per completare i miei macronutrienti e le mie calorie. Quindi mentre durante la giornata vado più a, o se non ho tempo devo provare a mangiare qualcosa rapidamente, oppure mangio quello che veramente ho voglia e poi la sera per cena provo a completare tutti i macronutrienti. Spero che sia mezzo chiaro. Ok, tornato all'università, lo sapete, il sushi è uno dei miei cibi preferiti e con la dieta flessibile non deve essere per forza uno sgarro, perché lo faccio rientrare nelle mie calorie e nei miei macronutrienti giornalieri, come vedete in questo momento sullo schermo. Cena di stasera, 320 grammi di beef steak rump steak, 200 grammi di questo riso alle verdure e un po' di insalata. Questa è una bomba, me lo godo. Ecco i macro che mi rimangono. Come vedete ho già colpito tante proteine, anche tanti grassi, posso aumentare un po' più di carboidrati, quindi ecco l'ultimo pasto. Ho qui due kiwi per i micronutrienti, non vi dimenticate mai, e ho qua due fette di questo pane sourdough bread che ha 50 grammi a fetta e a 115 calorie, questo sarà carboidrati, e ci ho aggiunto anche 30 grammi di questo miele qui. Quindi due fette di pane tostato, due kiwi, questo sarà tutto per concludere questo full day of eating. È la mattina seguente, mi sono anche andato a tagliare i capelli, non ve l'ho fatto vedere ieri, ho messo qua le calorie in MyFitnessPal, sono 3070 calorie, 72 grammi di grassi, 424 grammi di carboidrati e 200 grammi di proteine. Quindi direi che sono andato un po' troppo oltre le proteine, di solito provo a stare tra magari 150 e 175 grammi, conto sia quelle dalle fonti primarie che secondarie, questa è una domanda che ricevo spessissimo. I grassi abbastanza moderati e i carboidrati alti, perché mi aiutano in palestra. Alla fine di questo video voglio parlarvi di tre cose molto importanti per quanto riguarda la dieta. La cosa principale è che a volte ottimale non vuol dire sostenibile, ovvero che magari tu sì, dovresti consumare proteine in ogni singolo pasto, però ce la fai a farlo veramente? Sei uno studente, magari stai su all'università, che succede se non riesci a farlo? Non puoi allora pensare di seguire una dieta che è ottimale, devi seguire la dieta che è ottimale però che riesci a sostenere tu. Per questo motivo io provo a semplificare il tutto e a riportare ciò che ci dice la scienza, che la cosa fondamentale sono le calorie e i macronutrienti nell'arco della giornata. Poi ovviamente una volta che tu riesci a ottimizzare questo, allora puoi passare a pensare, ok, allora in realtà il pasto pre-workout e il pasto post-workout sono abbastanza importanti, però per quale motivo? Perché il pasto pre-workout è ciò che ti dà le energie necessarie per il tuo allenamento e il pasto post-workout è ciò che ti ridà i nutrienti che poi vanno a finire nei muscoli. Quindi ovviamente è importante, però c'è questa piramide dell'importanza, ho fatto un video a riguardo alla piramide della dieta, e quindi se voi contate calorie e proteine, e se ci riuscite anche grassi e carboidrati nell'arco della giornata, otterrete tutti i risultati che volete. Poi la ciliegina sulla torta è ottimizzare i tempi, fare il digiuno intermittente, queste cose qua, ma non cambierà niente il vostro tasso di perdita di peso, di bruciare i grassi o di presa di massa. Tutto questo viene stabilito dalle calorie. Come avete visto, 3000 calorie sono abbastanza tante, penso che non mi avete mai visto consumare così tante calorie, ma perché sto veramente spingendo adesso, come ho detto all'inizio, tutto maggio voglio prendere un chiletto per poi iniziare la definizione a giugno. Quindi 3000 calorie abbastanza alte, però dovrei prendere appunto questo un chilo, quindi surplus un attimino incrementato, ma è solo una cosa temporanea, perché poi a giugno mi rimetto a dieta di definizione almeno per 3-4 settimane, appunto, così che da luglio, quando vado al mare,
siamo messi non troppo male, anche se non penso di andare in una definizione proprio completa, perché secondo me voglio ancora investire un po' di tempo, dato che noi natural dobbiamo provare a stare il massimo del tempo in surplus calorico, perché bruciare grassi è facile alla fine, cioè non facile ma è semplice, scusate. Le cose che devi fare sono molto semplici, devi essere in deficit calorico che crei o mangiando di meno o bruciando grassi. Mettere su massa muscolare invece è molto più difficile, è un processo molto più lento. È semplice anche lì perché ci sono le cose che devi rispettare, ma purtroppo non puoi, devi rispettare il tempo, non puoi andare oltre quello che puoi fare naturalmente, a meno che non fai uso di steroidi, quindi devi accettare questo fatto e devi capire che se tu vuoi ottimizzare la massa muscolare puoi crescere di più, dovrai per forza di cose stare più tempo in questo surplus calorico. Quindi quello che ho pensato di fare io, invece di fare come ogni estate dove diminuisco le calorie fino ad arrivare a 1800 calorie per provare a definirmi intorno al 10-11, potrei rimanere a una definizione accettabile, quindi che non sembro proprio tipo super flaccido in spiaggia, però comunque continuare a progredire con i carichi, comunque arrivare magari a 2200 calorie e non andare troppo sotto e mantenere quello per l'estate, quindi continuare l'in bulk anche per l'estate. Detto questo, stai ancora guardando, che ho parlato per 4 minuti, mi dispiace. Se stai ancora guardando ti ringrazio tantissimo, oggi non c'ho avuto proprio tempo, ragazzi, c'ho tantissima roba da fare all'università, cioè a volte è difficile combaciare, ci provo come meglio posso. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, mi raccomando, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ci vediamo in un prossimo video. Sarà, penso, una cosa speciale arriverà fra un paio di video. Se ci sarà un ragazzo che porto sul canale che secondo me ha pochi iscritti ma vale veramente tanto il suo content e che vi voglio far vedere. Detto questo, ti ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!